Amici di granmichele.eu, cittadini granmichelesi appassionati sportivi, buon pomeriggio a tutti dallo stadio comunale di Gran Michele, benvenuti all'incontro di calcio Gran Michele, calcio Onesima 2000, valido per la settima giornata del campionato di terza categoria, girone B della provincia di Catania. Un saluto da Luciano Simbolo in telecronaca e Santo Sembene per la parte tecnica e le riprese di questo incontro. Squadre pronte a entrare sul terreno di gioco del comunale. Vediamo rapidamente le formazioni, iniziando dai padroni di casa del Gran Michele con la Ferla tra i pali, scacciante Mancuso, Palma e Pitrella nella linea A difensiva. In centrocampo Manduca, Attaguile sugli esterni, Modica e Occhipinti centrali. Alle spalle delle due punte, Eterno e Malaspina, Eterno Salvatore. Per essere precisi, in panchina Pitrella, Purità, Eterno, Mammana, Privitera, Cannizzo e Camiolo. A disposizione il mister Aristide Scalone. Risponde la formazione ospite dell'ennesima con Ruscica tra i pali, Raccuglia dell'Acqua, Brucato, Savasta nella linea 4 in difesa, poi Tribigiano, Mineo, Carambì e Napoli a disporre sul cerchio di centrocampo, davanti Cavallaro e Impellizzeri. Dirigerà l'incontro il signor Scire Brialei della sezione di Catania. È il momento del sorteggio e dei saluti per le due formazioni. Diamo anche qualche breve indicazione. Si sono giocate già tre gare, tra cui quella della capolista Pro Librino che scappa in classifica a quota 17. Gran Michele quindi quest'oggi chiamato a vincere in caso di vittoria, in attesa degli altri risultati, in modo particolare di Mineo Polpensez. Il Gran Michele andrebbe al secondo posto in classifica a 14, agganciando a meno 3 la Pro Librino che, come abbiamo già detto, è in fuga. Gran Michele che giocherà in maglia giallo-rossa, settima partita per i ragazzi di mister Scalone, 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. La formazione giallo-rossa ancora imbattuta qui al comunale con 2 vittorie, un pareggio e solamente un gol subito. Sono 3 le reti inviolate in questo momento del portiere di casa Alessio Laferla. Miglior difesa, come già detto, del campionato, ma anche peggior attacco proprio alle spalle dell'ennesima. Vediamo invece per la formazione ospite qualche dato. Ennesima ultimo in questo momento in classifica con 0 punti a meno 4 dal Mirafor, che pomeriggio sarà impegnato sul campo del Vaccarizzo. Peggior difesa anche del campionato per la formazione catanese con 23 gol subiti e nell'ultimo turno 1-0-7 sul proprio campo subito dalla Pro Librino. Per il Gran Michele invece, nell'ultimo turno è arrivata la prima sconfitta del campionato sul campo della Ragazzini Generali, altra formazione catanese, con un parziale di 4-2. È tutto pronto per il fischio inizio, ennesima in maglia rossa, pantaloncini blu, calzettoni bianchi. Attaccherà da sinistra verso destra Gran Michele con la solita maglia giallo-rossa. È iniziata la partita col primo possesso palla a favore dell'ennesima. Brucato, subito attaccato da 2 uomini in maglia giallo-rossa, controlla a centrocampo con Modica che attacca centrocampista avversario, poi il lancio lungo di Raccuglia che non trova subito Carambia. Rimessa già giocata dal Gran Michele Calcio con Attaguile, prova subito centralmente a cercare lo scambio con Malaspina. Per lui la prima titolare qui al comunale. Si va a vedere però la formazione ospite, Muro di Mancuso che sale fino a centrocampo a portare palla ai suoi avversari. Poi Malaspina, buono il suo recupero, sulla destra si fa vedere Manduca. Il tocco all'indietro per Scacciante. Ancora Mancuso. Può portare palla, poi sceglie sulla destra di servire lo stesso Manduca che non aggancia il pallone. Rimessa per l'ennesima. Sul pallone c'è Cavallaro. Prova l'apertura a centrocampo, palla messa giù da Impellizzeri. Cerca l'anticipo, lo trova Pitrella, poi subisce anche fallo. Subito primo fischio di Scirè. Palla già in gioco con Occhipinti che colpisce il direttore di gara. Torna però sul pallone Occhipinti, allora Scacciante. A rasoterra il pallone per Manduca, poi ancora Occhipinti. Buona la trama in avanti, il controllo di Malaspina che lascia rimbalzare il pallone. Attaccato alto da Tripiciano. Riporta però il pallone, l'ennesima sulla propria metà campo. Lungo il lancio di Cavallaro, prova a partire Napoli, posizione regolare, Napoli prova, la palla esce di pochissimo, primo spunto dopo 2 minuti per Napoli.
rimessa già in gioco. Perde palla però il Gran Michele sulla fascia. Non si trovano i giocatori del Nesi, ma allora rimessa per i giallorossi. Male il palleggio di Modica, poi contatto. L'arbitro ha dato il vantaggio, stava per fischiare. Si gioca però ancora un altro contatto. Finisce giù il numero 10 giallorosso Modica. Tra l'altro Modica rimane a terra dolorante. C'è stato un intervento abbastanza scomposto su Modica, l'arbitro ha fermato il gioco dopo qualche esitazione. E dunque dopo i primi 2 minuti e 30 la prima interruzione, però dicevamo già al secondo minuto la prima occasione di Napoli, maglia numero 9. L'arbitro invita anche la panchina avversaria a rimanere abbastanza composta. Si riprende con una punizione di Capitan Palma, cercare l'area di rigore, arriva i saltatori, poi palla messa fuori la formazione ospite, però c'è il destro di Eterno, Murato. Cavallaro ha messo fuori, può ripartire il Nesima, ma il pallone si perde, allora occhi pinti. Può rientrare Modica, ancora però un muro di scacciante a centrocampo. Napoli si gira e salta l'avversario, c'è il fischio di Scire ai danni di Mancuso, che chiede immediatamente spiegazioni. Rientra adesso Modica, calcio di punizione per la formazione rosso-blu. Dentro il pallone sulla punizione, Palma in anticipo sullo stesso Laferla, poi Mancuso si trova il pallone tra i piedi, lo attacca in Pellizzeri, il rinvio forse deviato, rimessa laterale. Infatti proprio così, a favore del Gran Michele Calcio, con scacciante sulla stessa corsia c'è Eterno, c'è un altro contatto, un altro fallo a favore del Gran Michele con scacciante che lascia l'esecuzione a Mancuso, ancora col destro, palla in profondità, lascia correre per un attimo Eterno, si rifugia e rimessa laterale la formazione catanese. Adesso potrà portare avanti il proprio baricentro il Gran Michele sulla tre quarti avversaria. Cerca l'aria scacciante, poi Malaspina cerca una torre col colpo di testa, mette fuori Brucato. Si alza un campanile, ancora sulla tre quarti ennesima, costretto per inseguire il pallone col vento a sfavore. Pitrella, Palma in due su di lui, ne esce molto bene. Poi Attaguile può mettere giù, prova a saltare anche il suo avversario. Trattasi di Raccuglia che poi chiude in rimessa laterale. Se ne sono andati i primi 5 minuti al comunale Gran Michele Enesima. Ancora sullo 0-0. Però adesso a farsi vedere il Gran Michele Calcio. Deve arritrare Pitrella per questa rimessa laterale. Servito l'aggancio per Malaspina che tocca di nuovo per Pitrella. La finta, poi il traversone direttamente verso il centro dell'area, c'è un aggancio, c'è anche l'anticipo, poi Modica prova di testa, la sponda, attenzione, la palla pericolosamente messa via dall'Ennesima che può adesso anche ripartire, poi grande intervento a centrocampo di Occhi Pinti che anticipa direttamente Mineo e manda il pallone in tribuna. Rimessa affidata dunque al Nesima con Mineo, si fa vedere ancora Brucato, ma c'è ancora un fischio dell'arbitro che assegna il cambio rimessa, la posizione non era quella giusta secondo il direttore di gara. Scacciante, finisce giù, Eterno, intervento alle spalle, duro secondo il direttore di gara, calcio di punizione ancora per il Gran Michele. Esecuzione lasciata a Scacciante, va a comporre invece la barriera avversaria Mineo per il Nesima che arretra per questo calcio di punizione.
c'è movimento in area di rigore, lascia indietro solo Pitrella il Gran Michele a saltare dunque anche i due centrali Mancuso e Palma. Parte il cross di Scacciante, palla dentro, colpo di testa di Malaspina, la palla finisce alta di pochissimo, settimo minuto, anche il Gran Michele si presenta con Malaspina. Primo pericolo dunque anche per il Nesima. La palla è già tornata in gioco, rimessa corta, poi il lancio lungo. Prova a spizzarla in Bellizzeri, c'è un rimpallo però a favore. La formazione rosso-blu prova a fare sponda Napoli. Pitrella da dalla Ferla, palla pericolosissima. Poi il rinvio, ancora l'aggancio di Pitrella, prova a uscirne con un mezzo sombrero. Quindi Attaguile in due tempi. Lancio lungo a centrocampo, di testa la sponda di Cavallaro, cercare Mineo alla sua sinistra, non arriva il giocatore avversario, allora Scacciante usufruirà di rimessa laterale. Eterno, aggancio non perfetto, quindi Cavallaro subito la verticalizzazione, poi la sponda sulla destra, cerca di arrivare anche in Bellizzeri, lo spinge un attimo Attaguile che poi trova il pallone, in difficoltà c'è Pitrella in suo aiuto. Buono l'1-2 sulla corsia di sinistra, prova a ripartire il Gran Michele con Attaguile. Palla che scavalca l'avversario, si gira Malaspina, fischia l'arbitro. Calcio di punizione. Il fallo è stato commesso da Raccuglia, secondo il direttore di gara. Direzione di gara sembra subito decisa da parte del signor Chiré, che non accetta la minima polemica. E c'è Modica sul pallone intanto per il Gran Michele. Il destro a cercare i saltatori, palla sul secondo palo, la spizza Palma, poi attenzione la girata sotto porta di Eterno. Ma tutto fermo per fuorigioco. Altro pallone che si perde al di là delle mura del campo, quindi breve interruzione. Allora Ruscica lascia il rinvio a Dell'Acqua. Rinvio lungo, di testa Palma, di nuovo Pitrella, palla che rimbalza nella metà campo ennesima. Siamo a centrocampo, Attaguile prova a sfruttare il rimbalzo a suo favore. Esce bene Raccuglia, poi raddoppio perfetto di Modica, portapalle solo Malaspina, possibile 2 contro 1, parte il sinistro, sbagliata completamente l'idea di Malaspina, prova a tenerla in campo Manduca dalla fascia opposta, non si è capita qui l'intenzione di Daniele Malaspina, però buona possibilità qui per il Gran Michele, già rimesso il pallone all'ennesima ma subito perso. Nel frattempo abbiamo raggiunto il decimo minuto del primo tempo. Scacciante, palla al limite dell'area, prova a girare l'occhi pinti, il muro di Cavallaro, resiste ancora traversone il Gran Michele, attenzione anche al rimbalzo con il vento che non è certo amico in questo freddo pomeriggio di dicembre. Occhio al retropassaggio, Ruscica se la cava, subito Palma, ancora spinge in avanti Attaguile, manca il pallone, pressione su Napoli, il tocco non è perfetto, mette in difficoltà Raccuglia, si gira ancora Attaguile, dentro il pallone, c'è l'aggancio di Eterno, Ruscica miracoloso, poi da fuori ancora, ci prova Modica sulla destra, movimento di Manduca che aggancia, porta palla e forse anche troppo, la palla è uscita, rimessa dal fondo, altra incursione del Gran Michele all'undicesimo minuto. Rinvio lungo ancora per Dell'Acqua, la manca Modica, Palma un po' in difficoltà su questo pallone, ci prova con un gesto tecnico, niente male, ma la palla finisce fuori, rimessa laterale. Ne approfitta l'ennesima per portare avanti il proprio baricentro. Raccuglia, non trova nessuno se non Modica, prova a portare palla in mezzo a due, la difende ancora Carambia per Napoli, poi la trama viene interrotta, recupero di Toni Palma,
non arriva nessuno sul suo lancio, poi lancio lungo di Savasta di testa, Brucato. Occhi pinti, fase un po' confusa di gioco, adesso prova a portare palla sulla destra scacciante, prova in lungo linea, riceve Manduca, ancora suggerimento in avanti per Malaspina che prova a girarsi, su di lui c'è Tripiciano, c'è anche però il fischio dell'arbitro che assegna calcio di punizione alla formazione padrona di casa. Ancora una possibilità per imbastire una manovra offensiva. Il destro di Scacciante, palla ancora in profondità, stavolta però direttamente sul fondo. Non poteva arrivare nessuno su questo pallone. Si ripete dunque l'iter per la formazione del Nesima, con il rinvio dal fondo ceduto al difensore. Stavolta non è granché a lasciare rimbalzare Attaguile, controllo un po' viziato, Attaguile entra un po' in difficoltà, va indietro da La Ferla che deve controllare sul destro, pressato da Impellizzeri, rinvio di emergenza per il portiere giallo-rosso, per occhi pinti, fa scudo al pallone, si gira molto bene, buona gestione qui, poi Modica cerca Malaspina che attacca l'avversario, prova anche a superarlo, però si trascina il pallone fuori, ma non secondo l'arbitro che lascia la rimessa ai giallorossi. Si porta il pallone Raccuglia con un po' di polemica, in effetti in questo caso piena ragione la squadra rosso-blu, ma c'è palla per il Gran Michele con dell'acqua, poi Palma, numero a saltare Impellizzeri, sulla sinistra si fa vedere Pitrella, porta palla destro in avanti a cercare lo spunto per Eterno che non aggancia, rimessa dal fondo per il Nesima, indicazioni anche per entrambi gli allenatori. Scalone cerca di scuotere un po' la propria squadra in questo primo quarto d'ora. Dall'altra parte anche il mister Ventimiglia fa lo stesso con i suoi uomini. Gioco ripreso, Modica di testa, pallone qui sulla fascia. Attaguile, stavolta surclassa bene il suo avversario. La palla è messa fuori però. Adesso il lancio lungo su cui non può approfittarne nessuno per il Nesima. Allora con calma Mancuso ricomincia da La Ferla. Ed è il quindicesimo. Lancio lungo di Mancuso, si fa vedere ancora Malaspina, Palma col sinistro, bel lancio ma c'è l'intervento di Savasta, capitano della formazione del Nesima. Manduca cerca di far filtrare per occhi pinti, chiuso da Dell'Acqua che ricomincia direttamente da Ruscica, rinvio sulla tre quarti, ancora un ottimo recupero per occhi pinti, ma l'arbitro segnala un intervento di gioco pericoloso. Peccato perché il recupero palla era stato abbastanza efficace. Porta palla l'ennesima sulla corsia di destra del campo rispetto alla nostra postazione. Modica restituisce al Gran Michele che può ripartire con lancio di Mancuso a cercare Eterno, anticipato con una buona uscita per Savasta, poi Impellizzeri si ritrova il pallone, c'è contatto con Palma che prende il fallo. Calcio di punizione per il Gran Michele. Lungo Palma, attenzione, c'è un possibile 3 contro 1, ci prova Malaspina, Eterno, il tocco per lui, 1 contro 1, il sinistro, salvo! Eterno, 1-0. Gran Michele in vantaggio e situazione di superiorità numerica sul 3 contro 1. Mezza dormita della formazione avversaria che ha qualcosa da dire. E c'è anche il primo cartellino giallo della sfida. È stato ammonito il numero 10, Cavallaro. Michele, svegliamoci tutti! Terzo centro dunque stagionale per Salvo Eterno, che aggancia la classifica marcatori del Gran Michele. Matteo Grosso quest'oggi tra gli indisponibili.
riprende il gioco. Con il Nesima che adesso deve inseguire. Il muro di Attaguile sulla corsia. Pressato Raccuglia che gioca all'indietro su Savasta. Arriva ancora la pressione di Eterno. Non fa sconti però Savasta. Palla messa fuori. Pronto Pitrella. Cercare Attaguile. La incorna ancora Savasta. Contatto secondo il direttore di gara. È pronto Pitrella sul pallone. Altra posizione potenzialmente pericolosa per il Gran Michele. Ancora a saltare i giallorossi. Dentro il pallone Pitrella che si perde verso l'esterno dell'area di rigore. Attenzione però alla ripartenza del Nesima. Suggerimento sulla sinistra per Napoli che può puntare. Palma chiude molto bene, poi costretto a inseguire il pallone. Prova anche con un numero. Ne salta due Palma. Applausi per il capitano giallorosso. Subito il pallone dentro a cercare l'inserimento di Malaspina che viene anticipato da Raccuglia. Nesima che ha rischiato ancora su una palla alta la possibile ripartenza, senza rischi però il numero 2, la formazione rosso-blu. Pitrella si gira a Taguila, al limite dell'area di rigore, mette fuori Mineo, controllo non elegante, allora mette giù Occhi Pinti, palla per Scacciante, si chiude il triangolo con Manduca che insegue il pallone, prova a entrare in area di rigore. Però è calcio d'angolo secondo il direttore di gara, c'è stato il tocco. Si sistema il pallone salvo Eterno. Col mancino. Arriva il cross, colpo di testa di Malaspina! Daniele Malaspina! 2-0 e primo gol con la maglia giallorossa per l'attaccante. Arrivato da pochissimo in forza alla formazione della città esagonale. Non sbaglia Malaspina, seconda presenza, primo gol stagionale. E l'abbraccio col mister Scalone. Colpo di testa semplicemente perfetto nel cuore dell'area di rigore. Cross di Eterno. E 19esimo. 2-0, ci prova però subito il Nesima. Pitrella di testa mette fuori, poi Attaguile. Palla uscita secondo il direttore di gara, rimessa per il Nesima e prova subito sulla strada dell'1-2. Ancora Raccuglia, riceve palla. Poi prova il suggerimento per Napoli, pallone in campo, arriva il traversone basso, si gira in Pellizzeri, pressato da Occhi Pinti. Dall'altro lato, palla dentro, attenzione alla sponda per Dell'Acqua che non si intende con Carambia. Allora Scacciante con calma può ricominciare. Situazione di 2-0 per il Gran Michele Calcio. Le reti maturate al 16esimo e al 19esimo di questo primo tempo. Prima Eterno su assist di Malaspina, poi Malaspina su assist di Eterno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Avanza però adesso il Nesima con Mineo su rimessa laterale. Di testa mette fuori Palma, senza rischi, rimessa ancora per il Nesima con Raccuglia. Cerca il limite dell'area di rigore, di nuovo Palma, poi Eterno aggancia. Ma non riesce a controllare, c'è però Malaspina alla sponda di testa, non riceve Eterno, riceve invece Occhi Pinti. Non è proprio la giocata migliore su Scacciante, messo un po' in difficoltà, ne esce però con esperienza. Numero 2, giallo-rosso, lancio di Occhi Pinti a cercare Eterno, poi la sponda è buona per Malaspina, posizione regolare, mette giù, Malaspina ci prova, sponda per Attaguile e poi Esterno nella rete. Vicinissima al 3-0 il Gran Michele che adesso prova a calare il tris sul Nesima. Con questa situazione il Gran Michele andrebbe
a 14 punti in classifica, proiettandosi virtualmente al terzo posto di questo campionato, in attesa ovviamente della gara della Polpensez. Mancuso, palla rispedita allo stesso numero 5 giallorosso, che poi non ha assolutamente fretta e lascia correre. Rimessa già battuta, Cavallaro, c'è Modica, si affronta il numero 2, numeri 10, poi il lancio illuminante alla sinistra per Attaquile, altra superiorità per il Gran Michele, rallenta però un attimo Attaquile e perde qualche tempo di gioco, poi viene contrastato da Brucato e cartellino giallo. Le proteste sono però abbastanza veementi per il numero 13 del Nesima. Cartellino a questo punto direi sacrosanto. La situazione adesso volge a favore della formazione giallorossa, che ha trovato le due reti nel giro di 4 minuti l'una dall'altra. Dopo i primi 10 minuti un po' quiescenti, è arrivata la scossa per i ragazzi giallorossi. Attenzione al calcio di punizione in due barriera per il Nesima. Modica, palla sulla destra per Manduca che prova a agganciarla. Ciccato il pallone, allora rimessa dal fondo per Ruscica. Attenzione perché la squadra avversaria va a protestare col direttore di gara. C'è calcio d'angolo, evidentemente c'è stata una deviazione. Un po' sconfortati i giocatori del Nesima. Pallone che però viene sportivamente restituito dal Gran Michele, che dunque spreca il proprio calcio d'angolo. Ancora qualche incertezza sulla decisione del direttore di gara. In questo caso ci troviamo pienamente d'accordo con la formazione avversaria, ma il pallone è già tornato in gioco. Pitrella, bello il tunnel a cercare Attaguile, cerca di saltarne anche due, poi 1-2 sulla fascia ancora per Pitrella, affrontato da Raccuglia che lo chiude, ma la palla è ancora viva, anzi no, la mette fuori lo stesso Raccuglia. Rimessa per il Gran Michele che rimane in attacco, 25esimo minuto, 2-0 per la formazione giallorossa. La rimessa di Pitrella, palla in aria, lascia correre Eterno, poi rinvio di Cavallaro, cerca di anticipare Mancuso, ci riesce, occhi pinti, si gira sulla destra, ancora uno scatto per Manduca, l'anticipo di Dell'Acqua, pallone in campo, buon recupero per il giocatore avversario che poi subisce anche la pressione di Manduca. Punizione già battuta lungo linea, c'è cioè in Pellizzeri, seguito dallo stesso Manduca che è scivolata, mette fuori il pallone. Dell'Acqua viene incontro in Pellizzeri, scambio ancora arretrato per il Nesima, adesso prova a ripartire. Il muro a centrocampo di Occhi Pinti, tocco poi di Carambia per Impellizzeri, chiude scacciante, altra rimessa per il Nesima che ha già guadagnato comunque qualche metro, poi anticipo alle spalle di Eterno su Cavallaro. Occhi Pinti, energico il contrasto di Brucato, palma, intervento di Cavallaro, pallone non esce nonostante le richieste del mister giallorosso Aristide Scalone. Rimane a terra il numero 4 del Gran Michele, Occhi Pinti. Contrasto di gioco che è sembrato regolare, quello di Davide Brucato, che lo ricordiamo è anche il primo giocatore che è stato ammonito in questo incontro, è la stessa formazione. Ammonizione anche per Cavallaro.
può riprendere il gioco il Gran Michele con Palma che non ci pensa due volte. Ancora fair play e ancora pallone restituito al Nesima, che riparte con Raccuglia. Pressing di Eterno su Savasta. Palla per Impellizzeri, prova a scorrere dove c'è Mineo, anticipato però da Pitrella. Taguile si gira ancora, lancio lungo di Palma, chiusura di Tripiciano. Attenzione però sulla fascia di Gran Michele, prova a attaccare con Manduca che prova la botta. Palla alta, rimessa dal fondo. Due palloni in campo per questa rimessa dal fondo. Può riprendere il gioco con Dell'Acqua che riceve. Lancio lungo per Mineo, ancora anticipato di testa da Pitrella. Palla che scorre sulla fascia sinistra. Superato Raccuglia, c'è il tocco di Pitrella per Attaguile. Arriva anche Brugato su di lui. Attaguile in area di rigore, lato corto, ne salta due, ne salta tre, poi cade. Ed è calcio di rigore per il Gran Michele Calcio. Si procura il rigore al 28° minuto. Attaguile, vediamo se ci saranno anche eventuali provvedimenti disciplinari. Formazione ospite chiaramente condizionata dalle scelte del direttore di gara. Anche qui abbastanza dubbio la scelta, però il contatto c'è stato secondo il direttore di gara Scirè. Parte il destro di Leonardo Modica e palo, ed è fuori. Il Gran Michele spreca il calcio di rigore, sbaglia Modica, l'appuntamento dal dischetto. Applausi di incoraggiamento per Modica, che ha fallito però il calcio di rigore tirando alla sinistra del portiere avversario, che era anche stato spiazzato. Però la fortuna non ha sorriso al Gran Michele per quello che sarebbe stato un gol sicuramente decisivo ai fini del risultato. Non cambia il parziale allora alla mezz'ora. L'ennesima se la prende però un po' comoda per questa rimessa dal fondo. Scorre sulla sinistra Carambia. Dentro il pallone per Impellizzeri, che prova a superare Palma. Interviene in suo soccorso il compagno di reparto Mancuso. Lancio poi messo giù in maniera elegante da Attaguile, che ne salta ancora due. Poi la sponda per Malaspina, che può affrontare Raccuglia. Riesce a saltarlo, se ne va sulla sinistra Malaspina. La corsa a pieni polmoni. Poi ancora si gira su Raccuglia. È libero Malaspina che temporeggia. Arriva il cross deviato. Poi in area di rigore ne esce Savasta. La pressione però di Attaguile. Mineo prova a metterlo giù di testa questo pallone, Pitrella cerca di superarlo, la spinta di Mineo, non c'è fallo per il direttore di gara. Savasta allora fa scorrere per Napoli, un po' scoperto il Gran Michele sulla destra, ci prova l'ennesima. Napoli che affronta Palma, che rimane a contenerlo, poi il pallone spizzato da Mancuso, lascia rimbalzare allora Occhi Pinti, altra sponda per Scacciante, riparte pienamente il Gran Michele, uscito benissimo da una situazione di inferiorità numerica. Poi attenzione al fuorigioco netto di Eterno, tutti e due gli attaccanti giallorossi al di là della linea del Nesima. Punizione da ripetere. Il destro lungo di Cavallaro, Pitrella per Attaguile, poi non trova suggerimenti sulla propria fascia, allora rimessa per Raccuglia. E giù Napoli, ancora Pitrella in vantaggio su Mineo, esce con un tocco di spalle, poi Attaguile, ne salta ancora due, contatto con Brugato. Rischia un po' il giocatore in maglia numero 13, è già ammonito. L'intervento però non era da ulteriore sanzione disciplinare. Palma sul mancino
non arriva Eterno, però la sponda di Malaspina, c'è Modica alla tre quarti, il numero di Modica che poi cerca di verticalizzare, non ha letto in questo caso l'intenzione del compagno Malaspina, allora può recuperare Ruscica, il suo rinvio a centrocampo controllato da Occhipinti, palla che finisce direttamente a Scacciante, ancora per Occhipinti, cerca di superare l'avversario, Modica stavolta ha superato, dentro il pallone però verso l'area giallorossa con Napoli, anticipato ancora in corsa da Tony Palma, poi chiude bene lungo linea, spizza a Taguide, lascia rimbalzare Brucato, fronteggiato da due uomini giallorossi, è arrivato il contatto. Ulteriore sanzione del direttore di gara, si chiariscono anche i giocatori Eterno e Brucato. Sul pallone la punizione ennesima con Giuseppe Cavallaro, maglia numero 10. Arriva il traversone di testa, mette fuori Pitrella, poi l'aggancio di Brucato superato da Malaspina, possibilità di contropiede per i giallorossi, sponda di Eterno sulla sinistra per Attaguile, il lancio sulla destra, cambia gioco completamente Attaguile per Manduca, contrasto poi di Carambia che viene superato in due tempi, ancora Manduca, ci ripensa di nuovo all'uno contro uno, sta arrivando anche dell'acqua, Manduca cerca il cross, la palla che sfila, c'è una deviazione e poi Ruscica sul secondo palo, ancora sfiorato il terzo gol per il Gran Michele. Pitrella si tuffa alla Beach Soccer, poi dentro il pallone per Napoli, un po' scoperto ancora il Gran Michele, prova a rinvenire Occhipinti, il tocco però intercettato da Attaguile, elegante scambio ancora con Occhipinti e poi in difficoltà mette a lato. Rimessa di Napoli, viene incontro ancora Cavallaro, c'è Modica a fare contenimento per i giallorossi, Modica prova a uscirne su Cavallaro che si appende alla maglia del numero 10 giallorosso, l'arbitro però fischia il fallo contro la formazione del Gran Michele. Richiamo del direttore di gara Shirei, danni di Salvo Eterno. Sul pallone c'è Brucato per innesima, giocato corto, raccuglia dalla diagonale, muro di Attaguile, l'arbitro fa giocare sul presunto fallo di mano, palleggio poi di Attaguile che temporeggia sulla pressione di Napoli e alla fine riesce dopo qualche secondo a rinviare il pallone, Cavallaro, Savasta, viene incontro Eterno, passa Savasta, poi il sinistro facile per Alessio Laferla. Tiro o traversone telefonato per il portiere giallorosso che fin qui è stato praticamente indisturbato, solo un pericolo al secondo minuto. In avanti Mancuso per il Gran Michele, suggerimento verso Manduca, l'anticipo di dell'acqua, c'è Malaspina a ricevere, poi intervento di Savasta che trova anche con un po' di fortuna all'altro lato in Pellizzeri, palla giocata di nuovo all'indietro, raddoppio per il Gran Michele, ne esce dell'acqua che accusa un pestone, l'arbitro gli dà ragione, calcio di punizione. Ancora Cavallaro, prova a cambiare gioco, giusta l'intenzione, sbagliata l'esecuzione, dentro però il pallone per Eterno, chiuso. Rimessa ancora per il Gran Michele, da sinistra Pitrella, il libero Modica, riceve, anticipando Mineo, poi dentro, suggerimento per Malaspina che ne salta uno, poi prova a aggiustarsi sul sinistro, dentro l'area Malaspina, frana e poi il destro di Eterno, 3-0 e doppietta per Salvo Eterno, 36esimo minuto, ancora Eterno, ci aveva provato Malaspina, Eterno non fallisce l'appuntamento con la prima doppietta della sua stagione. Gran Michele 3, Nesima 0. Situazione adesso compromettente per il Nesima. Il Gran Michele al momento ha maturato un vantaggio
rassicurante, ma c'è ancora un'eternità da giocare, si può dire. Mancuso, pallone intercettato sulla manovra avversaria, allora Manduca, suggerimento in profondità, la chiusura di Tripiciano che non bada a spese, rimessa laterale per il Gran Michele che continua a rimanere in possesso palla sulla metà campo avversaria. Manduca per Scacciante, cerca di superare dall'acqua, viene messo giù Scacciante, calcio di punizione. Arrivano Palma e Mancuso nell'area di rigore del Gran Michele, c'è anche Taguile insieme a Modica e Salvo Eterno. Ancora qualche istante per piazzare la barriera avversaria. Parte il cross, colpo di testa di Malaspina che aveva messo però in fuorigioco a Taguile. Gioco fermo. 38esimo minuto, Gran Michele 3, Nesima 0. Doppietta di Salvo Eterno e prima rete stagionale per Daniele Malaspina. Il lancio in profondità per Napoli, si perde sull'out di destra. Rimessa dunque per il Gran Michele. Non ha fretta ovviamente la formazione giallorossa riprendere il gioco. Pitrella per Modica, ancora Pitrella, lancio lungo col destro, stavolta il pallone lungo linea sbagliato è del Gran Michele. 6 minuti più eventuale recupero allo scadere di questo primo tempo. Rimessa rosso-blu, destra Scacciante cerca il centrocampo, poi Cavallaro prova a convergere su Mineo. Pitrella per Attaguile, quindi Pitrella lungo linea, peccato perché si era proposto Eterno. Ma l'arbitro ha già indicato che il pallone è uscito, dunque rimessa a centrocampo per il Nesima. Va bene là, va bene. Attaguile spinge l'avversario stavolta. Fallo commesso sul numero 7 Mineo, calcio di punizione per Brucato. In arrivo il 40esimo minuto al comunale di Gran Michele, sempre 3-0 il Gran Michele calcio in vantaggio sul Nesima 2000. La punizione di Brucato però verso l'area di rigore, Palma, solita copertura di testa, non può arrivare a Taguile, allora rimessa per la squadra avversaria allenata da mister Carmelo Ventimiglia. Altro pallone messo fuori, altra rimessa laterale per il rossoblù. Interviene Modica in fase difensiva, poi Napoli sfrutta rimbalzo a favore, ma il giocatore ha subito fallo e calcio di punizione ancora per il Nesima che continua a transitare al limite dell'area di rigore. Adesso situazione pericolosa per il Gran Michele. C'è Napoli sul pallone. Guadagna qualche secondo prezioso il Gran Michele, è pronto Napoli, tutto il Nesima praticamente a saltare. Arriva il destro, c'è stato un contatto in aria, c'è un giocatore a terra ma la palla rimane lì, prova a girarsi in Pellizzeri, alla fine Manduca viene fuori col sinistro, prova il lancio raccuglia, si prende solamente la deviazione di Eterno. Rimessa per Napoli che si era portato un po' più avanti rispetto al punto in cui il pallone era uscito. Ancora raccuglia sulla rimessa laterale, ennesima palla intercettata proprio su fallo laterale per il Gran Michele che si è già spostato sulla destra per Scacciante, prosegue sulla stessa corsia in direzione Mancuso che prova a superare Manduca, scusate, che prova a superare dell'acqua
poi scacciante, preferisce ricominciare con calma da Modica centralmente, sotto pressione Modica, ne ha due addosso, si gira ancora per tornare da scacciante, lancio verso l'interno, ma la spina cerca la sponda, il pallone è messo fuori, alla sinistra c'è Carambia, sopraggiunge dell'acqua ma il pallone è a favore del Gran Michele con la rimessa laterale per scacciante. Eterno, c'è l'aggancio di Malaspina, prova anche a calciare sul sinistro, le finte di Malaspina, sopraggiunge Mineo, si gira allora attaccante giallorosso a cercare Pitrella, rientra sul destro Pitrella, la sponda per Eterno che parte in posizione irregolare. Riparte il Nesima, ancora la sponda per Brucato, attaccato da Taguile, resiste la formazione catanese, cerca il lancio verso Napoli, l'anticipo di Palma su Pitrella, poi rimbalza a favore però Chipinti che può ripartire centralmente, arriva ancora Cavallaro in due sul pallone, recuperato per il Nesima, scivola però poi Cavallaro, c'è spiccato sul terreno di gioco, allora Chipinti, palla portata sulla linea del centrocampo, si chiarisce le idee, il numero 4 giallo-rosso, poi lancio in profondità per Eterno, ancora in posizione irregolare, stavolta qualche dubbio c'è, rimette subito in gioco Savasta, la sponda sulla destra per Mineo, arriva Pitrella su di lui, Mineo prova a prolungare, la sponda bella per Pellizzeri che poi cicca col mancino, allora Chipinti, ripartenza giallo-rossa con Attaguile, buono il triangolo di Pitrella a cercare Tony Palma, il sinistro verso Malaspina che prolunga, c'è Eterno, uno contro uno di Eterno, sponda ancora per Malaspina, il sinistro è fuori, sarebbe stata la seconda doppietta di giornata, bellissimo tapin però tra Eterno e Malaspina, fuori di pochissimo il pallone. Riparte il Nesima con la pressione giallorossa, Pitrella non rinuncia a chiudere, sono due minuti di recupero, primo tempo, fischiato un fallo a Modica a centrocampo per i giallorossi, recupero che inizierà tra una manciata di secondi. Sul pallone si sistema Cavallaro per la formazione rosso-blu. Dentro il traversone l'uscita di Laferla che poi manca il pallone ma lo ritrova. Nessun pericolo per il portiere giallorosso che con i piedi va a servire subito scacciante. Manduca, ancora triangolo con Chipinti che poi si allunga un po' troppo il pallone. C'è comunque la soluzione di Modica sulla fascia per Manduca, altro pallone alto, cerca di inserirsi Eterno, si inserisce invece Chipinti a recuperare, Manduca nasconde il pallone agli avversari, prova a saltarne due, viene attaccato, calcio di punizione, iniziato il recupero, 120 secondi per questo primo tempo. Pronto Michele Scacciante sul pallone, arriva il cross, ancora Malaspina di testa, c'è il campanile, Ruscica sulla linea, trattiene il pallone tra le braccia, già rimesso il pallone dell'acqua, murato da Manduca, ancora Chipinti, sponda di Modica, esce Savasta in fase difensiva per il Nesima, poi prova a rilanciare, ma Napoli non può agganciare questo pallone. Rimessa laterale per il Gran Michele. Trenta secondi allo scadere della prima frazione. Sempre in vantaggio il Gran Michele per 3-0. Scacciante. Non ci arriva Eterno. Poi Malaspina. Prova a tenerla per i giallorossi. Anche Manduca sulla fascia a difendere il pallone. Attaccato poi da Carambia. Si gioca per l'arbitro dell'acqua. Ultima possibilità per il Nesima.
ci prova con un lancio lungo a cercare Mineo, c'è l'uscita di Laferla scortato dai suoi compagni, trattasi di Pitrella e di Mancuso. Il suo rinvio del direttore di gara finisce qui il primo tempo, squadra a riposo sulla situazione di 3-0. Il Gran Michele Calcio in vantaggio sul Nesima grazie alle reti al 16° minuto di Salvo Eterno, al 19° di Daniele Malaspina, al 36° poi il secondo gol della giornata di Salvo Eterno, che fissa il risultato sul 3-0. A tra poco dunque con il secondo tempo. Si riprende qui al comunale di Gran Michele la sfida tra Gran Michele e Nesima, risultato finale del primo tempo 3-0, primo pallone della ripresa toccato dal Gran Michele Calcio, che manovra per questo secondo tempo da sinistra verso destra. Primo fischio di Scirè ai danni della formazione allenata da mister Scalone, c'è calcio di punizione per il Nesima. Nessuna sostituzione al momento, quindi squadre che ricominciano con gli stessi 11 per il Gran Michele, in particolare la Ferla, Scacciante, Pitrella, Mancuso, Palma, poi Occhipinti, Manduca, Taguile, Modica, Malaspina e Eterno, che sono anche due marcatori di giornata al momento. Posizione lunga nell'area giallorossa, mette fuori Mancuso, poi Occhipinti, tocca per Attaguile, possibile ripartenza giallorossa, la pressione di Impellizzeri, sembra più veloce Attaguile, tiene botta Impellizzeri che alla fine induce l'avversario all'errore, dunque rimessa però per il Gran Michele, c'è stata deviazione sulla palla controllata da Attaguile. Altra chiusura per lui, stavolta da parte di Raccuglia, rimessa laterale per giallorossi, provano ancora a spingere subito in questo avvio di ripresa. Stavolta però la rimessa è contro, palla all'Nesima, la spizza di testa in Pellizzeri, lancio lungo poi di Cavallaro, prova a muoversi Napoli in mezzo a due, schiaccia il pallone di testa, lo controlla lui stesso, poi Mancuso a mettere fuori, ancora Napoli prova col palleggio a superarne due, in particolare Palma in pressing, aveva portato via il pallone il capitano del Gran Michele, ma l'arbitro ha fischiato. Punizione già battuta con Cavallaro sotto pressione di Eterno, Raccuglia si complica un po' la vita ma ne viene fuori, ancora il suggerimento per Cavallaro, si porta il pallone sul destro, lancio poi in area di rigore controllato da Carambia che cerca la sponda, messo fuori Mancuso, poi insegue il pallone Tripiciano, ultimo uomo del Nesima insieme al portiere Ruscica, palla allargata sulla destra, prova a alzarla Raccuglia ma non trova suggerimenti, arriva Napoli, intervento irregolare secondo l'arbitro, quello di Modica ai danni del numero 9 avversario, quindi calcio di punizione e primi due minuti della ripresa che sono andati via. Sul pallone c'è il sinistro di Pellizzeri, cercare profondità nell'area di rigore, la Ferla anticipa su Brucato, rinvio per il portiere giallorosso, attenzione a Malaspina che impatta su Tripiciano che poi di testa senza rischi chiude su Ruscica, il lancio sulla destra del portiere avversario si perde, allora Pitrella può battere la rimessa laterale all'altezza del centrocampo, pallone per Malaspina, tocco all'indietro, evitato il direttore di gara, poi lascia correre Savasta, ancora per Ruscica, altro rinvio per il portiere del Nesima, attenzione però c'è la possibilità ancora per Carambia, poi di testa Scacciante riesce a chiudere nuovamente la Ferla, qualche rischio però su questo passaggio arretrato, qui è ottimo però l'anticipo di Raccuglia, sale il Nesima sulla destra, raggiunge anche l'area di rigore, c'è il tiro di Raccuglia, conclusione che finisce abbondantemente sul fondo. C'è stata però deviazione secondo il direttore di gara,
E calcio d'angolo per il Nesima, che ovviamente prova ad accorciare le distanze e prova a farlo subito in questi primi minuti della ripresa. Ricambiato il favore del primo tempo sull'incertezza dell'arbitro, pallone restituito al Gran Michele, subito scacciante a troppa fretta qui per servire Manduca. Richiama all'attenzione i suoi giocatori mister Scalone. Rimessa sbagliata da Dell'Acqua, poi in difficoltà Cavallaro che travolge anche Manduca, sale per il Gran Michele Modica, perde il pallone a centrocampo, lo recupera Mineo, prova a scavalcare il giocatore avversario, allora poi ci prova in Pellizzeri, lancio in profondità, intervento di Scacciante, palla contesa tra le due formazioni, adesso ne esce bene Manduca, il lancio per Malaspina, la chiusura di Tripiciano, rimessa laterale per il Gran Michele che adesso cerca il primo spunto offensivo di questo secondo tempo. Malaspina tocca ancora per Scacciante, il cross all'interno per Eterno, la posizione è di fuori gioco. Altro lancio illuminante nell'area di rigore sarà Tripiciano a incaricarsi della punizione per il Nesima. 50esimo sul cronometro, resiste il 3-0 maturato nei primi 45 minuti del Gran Michele Calcio. Attaguila in anticipo su Mineo, prova col lancio lungo Pitrella, bella la sponda di Attaguila che prolunga per Eterno che poi ricambia sulla sinistra, sono in tre all'interno dell'area, l'anticipo poi Attaguila che commette fallo in attacco secondo il direttore di gara, stava involando pericolosamente verso il lato corto dell'area di rigore, centrocampista giallorosso, la posizione battuta da Tripiciano. Il muro di testa di Eterno, rimane in attacco il Gran Michele con Attaguila, è spinto via stavolta da Raccuglia, calcio punizione e cartellino giallo, terzo ammonito della gara, Gabriele Raccuglia. Adesso opportunità però per il Gran Michele Calcio, se la discutono Modica e Palma per l'esecuzione di questo calcio di punizione proprio al limite dell'area di rigore, siamo dai 20 metri, veramente a ridosso, opportunità ghiotta per il Gran Michele per un eventuale 4-0 che chiuderebbe definitivamente i conti di questo match. Richiesto un cambio palla dal Nesima, si perde allora qualche secondo in più del previsto per l'esecuzione di questa punizione. Pronto Tony Palma sul mancino per questo calcio di punizione. 3 in barriera per il Nesima. Arriva anche un quarto. 2 minuti per battere una punizione. Pronto Palma. Sinistro, palla che gira, ruscica. Sul primo palo la punizione di Palma deviata in calcio d'angolo dal portiere avversario. Si ripete il copione per il Gran Michele Calcio, dalla bandierina va Attaguila col sinistro, di testa Malaspina prolunga in aria e riparte il Nesima, c'è però Manduca sul pallone, spinge sulla destra, arriva anche la chiusura, prova a bendarsi sul pallone Modica, le finte di Dell'Acqua sono efficaci e riparte il Nesima. Il lancio in profondità, la sponda di Napoli che trova però l'avversario Mancuso,
Ancora Occhipinti. Lancio intercettato da Tripiciano. Occhipinti. L'arbitro dà il vantaggio su un contatto a favore del Nesima. Dentro allora Napoli sulla corsia di sinistra al limite dell'area c'è Carambia. Palla agganciata da Impellizzeri, controllo non efficace, riparte il Gran Michele. C'è Malaspina che si fa vedere sul pallone, c'è però Salvo Eterno che prova a bruciare in velocità Raccuglia, che alla fine fa tutto bene, chiude l'avversario senza fallo. Rimessa a favore del Nesima. Savasta, palla persa sul controllo di Mineo. Eterno supera il suo avversario, poi lo stesso Mineo commette fallo. Punizione quando siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo, il 55esimo dell'incontro. Gran Michele che conduce 3-0 sul Nesima 2000. Ancora qualche polemica sulla decisione arbitrale. Rimessa battuta, anzi punizione, battuta corta da Attaguile per Modica, poi pallone rilanciato a centrocampo, lo manca Mancuso, possibilità per il Nesima, bravissimo scacciante in copertura, palla che poi sulla sinistra Pitrella non riesce a intercettare. Rimessa rosso-blu, già eseguita, scambio tra Tripiciano e Impellizzeri, superato qui in velocità Occhipinti, cerca di andare dentro Carambia, poi il tocco elegante di Brucato, ma la palla è recuperata al limite dell'area di rigore. Occhipinti sbaglia il passaggio raso terra, poi travolge Cavallaro, poi da terra Occhipinti prova ancora a tenerla dentro, ci riesce il numero 4 giallorosso, il filtrante è per Eterno che è ancora al di là della linea composta da Raccuglia e Tripiciano per la difesa del Nesima, che si affida a questo calcio di punizione. Si muove qualcosa sulla panchina giallorossa, ma non sembra però arrivato ancora il momento delle sostituzioni. Dentro intanto la punizione, palla pericolosa in aria, prova a tenerla viva il Nesima, c'è Scacciante che interviene, applausi del pubblico, ancora Scacciante per ripartire, muro di Cavallaro su Occhipinti, poi raso terra, palla filtra, allora Manduca, Malaspina, posizione regolare, sul pallone c'è direttamente Salvo Manduca che se la prolunga, quindi poi arriva dentro, ma la spina può controllare, si porta sul sinistro, scavalca gli avversari, poi prova la conclusione, gran gol, 4-0, Daniele Malaspina, ghiaccio a partita allora al 12esimo della ripresa, ha fatto tutto con estrema calma e non ha sbagliato. Malaspina ha avuto anche il tempo di aggiustarsi il pallone e poi col sinistro ha freddato l'incolpevole Ruscica. Prime sostituzioni anche per il Gran Michele Calcio. Fuori Manduca per Camiolo, questa è la prima sostituzione, e poi Mammana per Modica. Riprende dunque il Nesima il gioco dopo la quarta rete inflitta dal Gran Michele. Due doppiette allora a questo punto. Ci ha ripreso il gioco con Dell'Acqua, qualche protesta per mister Scalone. Pallone lasciato filtrare da Palma che poi in due tempi interviene in copertura. La tiene viva però Napoli che cerca il suggerimento di Impellizzeri che commette fallo. Non la prende benissimo l'attaccante rosso-blu, ma l'arbitro non ha dubbi su questa decisione. Riprende il gioco con la punizione di Alessio Laferla, lancio lunghissimo, anticipo però di Raccuglia che controlla la palla,
Primo pallone del match per Giampiero Mammana, classe 99. Le sostituzioni dunque del Gran Michele arrivano sulla linea di centrocampo, dove rifiatano dopo un'ottima prestazione Modica. Intanto c'è il tiro di Camiolo, scusate l'interruzione, però prima occasione anche per il secondo neo entrato in campo, Michele Camiolo, anche lui classe 99. E qui il sinistro si è perso sul fondo, siamo al quarto d'ora del secondo tempo, il 60° sul cronometro generale, 4-0 del Gran Michele in questo momento sul Nesima. Elegante sombrero di Mineo che poi viene chiuso su Pitrella, da Pitrella, rimessa laterale per il Nesima. Bellizzeri in mezzo a due, palla che non filtra, anzi rilanciata col controllo di Malaspina che prova ancora col pallonetto 3 contro 2 e fuori gioco. L'ennesimo di giornata per Salvo Eterno, però stavolta veramente qualche dubbio, rischiato tantissimo, ancora una volta l'ennesima sulle palle alte, adesso però prova a giocarla la formazione catanese, una palla alta messa fuori da Palma, ci prova allora ancora Mineo, limite dell'area di rigore, la sponda con Carambia che calcia in porta, ma facile per Alessio Laferla, è rimessa con le mani dalle parti di Scacciante, viene incontro a Chipinti, nasconde il pallone in mezzo a due, arriva ancora Brucato per la formazione del Nesima, poi il lancio lungo per Eterno, stavolta è regolare la posizione, è ancora fuori gioco. Sembra un vero e proprio tiro al bersaglio tra l'arbitro Eterno e il quinto fuorigioco fischiato per l'attaccante giallorosso che non riesce a involarsi. Uno contro uno con Ruscica. Riprende il gioco con Cavallaro. Lancio illuminante a cercare il controllo di Carambia che poi incespica sulla palla. Scacciante non deve far nulla se non battere la propria rimessa laterale. Camiolo, arriva Cavallaro che prova a usare il fisico, ancora Cavallaro che cerca di tenere lontano Camiolo, non rinuncia al pressing il giovane centrocampista giallorosso, anche trattenuto per la maglia. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, però è contro il Gran Michele, batte subito Cavallaro, sale anche Savasta in due sul pallone, c'è anche Mammana che dà una mano a Chipinti e poi lo serve, si girò Chipinti in tre sul pallone per il Nesima. Napoli, limite dell'area, si fa vedere Carambia, palla un po' troppo lunga, c'è in copertura Scacciante, il rimbalzo è a favore del Gran Michele che andrà dal fondo con la Ferla. Scacciante, lancio lungo, prova Malaspina a spizzarla, Eterno stavolta a regolare la posizione, c'è anche Camiolo, Eterno prova a puntare, poi prova il tocco, la sponda ancora per Malaspina che ritarda la conclusione, poi la prova Ruscica, para a terra. Direi che stavolta la tripletta se l'è divorata Malaspina, aveva tutto il tempo per calciare, se l'è presa un po' troppo comoda. Sale però il Nesima, attenzione, l'arbitro non ha fischiato un presunto contatto. Ci pensa però Palma a ripristinare la normalità al limite dell'area giallorossa. Brucato. Passa su Pitrella, ma ha visto una spinta il signor Scirè di Catania, arbitro di questo incontro. E calcio di punizione dalla tre quarti per il Nesima. Guarda qua! Guarda qua! Pronta la punizione per Cavallaro. Il destro in aria.
lascia rimbalzare Pitrella che poi mette fuori ancora una possibile ripartenza per Malaspina, si gira e c'è Eterno, poi il lancio dentro a tagliare, Occhipinti stavolta non arriva, però ancora Malaspina palleggia e porta palla a centrocampo, Occhipinti sulla destra, palla che rotola in direzione di Scacciante, ancora il filtrante per Camiolo che fronteggia l'avversario, poi taglia all'interno per Occhipinti, palla prolungata, c'è Eterno dal lato sinistro, possibile traversone e lo effettua Eterno, palla sull'incrocio che rimane in area di rigore di testa, Occhipinti si gira e la palla è fuori, non l'ha presa benissimo. Il rinvio dell'ennesima, intercettato ancora dal Gran Michele, sponda di Malaspina, bello il tapin con Mammana, palla rispedita a centrocampo dove c'è Attaguile, tocco per Pitrella, saltati due avversari, ancora Mammana, bellissima combinazione, Pitrella, il destro, Ruscica in due tempi, bravissimo il portiere dell'ennesima, occasione per Pitrella per interrompere la goleada Eterno Malaspina. È stato bravissimo Nunzio Ruscica, però l'ennesima perde un altro pallone a centrocampo, ancora Pitrella che ci riprova, altro destro e palla fuori, vicini al 5-0, Pitrella divora per due volte il pokerissimo, prima il portiere avversario, poi la sfortuna, rimessa per Ruscica, però c'è un giocatore dell'ennesima che ha accusato un colpo, l'arbitro non aveva interrotto il gioco. Gioco che si interrompe per qualche secondo per permettere le cure mediche al giocatore in maglia rosso-blu rimasto a terra, mentre ribadiamo il parziale, siamo al 21esimo del secondo tempo, Gran Michele Calcio in vantaggio 4-0 sull'ennesima, due doppiette, quella di Daniele Malaspina maglia numero 9, quella di Salvo Eterno maglia numero 11. Tempo di un'altra sostituzione per il Gran Michele Calcio, è in campo adesso il numero 14 Giovanni Eterno, finisce la partita di Daniele Malaspina e non poteva essere esordio migliore qui al Comunale, aveva già giocato contro i ragazzini generali non trovando la rete, ne ha trovate due quest'oggi, c'è anche l'unica sostituzione per il Nesima, entrato in campo il numero 16 Vittorio. Ma riprende il gioco dalla propria metà campo, teniamo l'uscita dal campo del numero 2 Raccuglia, proprio al posto di Vittorio, fase offensiva spezzata, ci prova subito invece dall'altro lato Eterno per il Gran Michele, palla che si perde sul fondo, Tripiciano, palla a centrocampo, prova a accendersi, la corsa di Attaguile è fermato da Savasta, poi sgambetto, danni di Occhipinti, rimane giù, calcio di punizione per il Gran Michele proprio sul cerchio di centrocampo,
entriamo nell'ultima parte di gara, superata la metà del secondo tempo. Inizia intanto il riscaldamento. Luca Privitera, maglia numero 16 per lui. Riprende il gioco con la punizione di Mancuso, subito dentro c'è Palma che prova a prolungare per Eterno. Il gioco era regolare. Ancora Ruscica ipnotizza Eterno, che ha provato a portarsi a casa il pallone con la tripletta. Pitrella di testa intanto non trova suggerimenti sulla sua corsia. Solo rimessa per il Nesima. Pellizzeri si gira bene saltando l'avversario, poi prova a verticalizzare. Chiude d'esterno in anticipo, scacciante, poi Napoli la tiene viva sulla destra. Pellizzeri fa sponda con Mineo. Saltato Pitrella, bella giocata lungo linea per Napoli, che prova anche a difendersi. Pellizzeri col sinistro prova a cambiare, entra l'area, c'è Vittorio appena entrato. Esce bene Gran Michele, occhi pinti. Errore di Camiolo sul mancino, saltato poi da Dell'Acqua, prova a saltarne anche un secondo. Trattasi di occhi pinti per il Gran Michele, difende palla Dell'Acqua, poi la perde con Camiolo, ma è fallo secondo il direttore di gara. Ho già battuto Dell'Acqua, c'è anche una conclusione che non impegna minimamente la Ferla. Rinvio proprio al limite dell'area di rigore per Alessio La Ferla. Aggancia Tripiciano, di testa può andare a Taguile, poi Carandia. Palla giocata a mezz'aria da entrambe le squadre, si arriva a ridosso del centrocampo, a Taguile a scavalcare Savasta, poi rientra però a Taguile, Savasta lo tocca, arriva subito il direttore di gara e cartellino giallo per il capitano del Nesima, ed è anche il quarto ammonito del match. Ripreso il gioco con Attaguile, all'arbitro ha qualcosa da dire a Pitrella su questa esecuzione della punizione. Bisogna ribattere. Allora di nuovo Salvo Pitrella sul pallone, col destro schiaccia il pallone Savasta, palla ancora messa fuori, prova a girarsi Mannana, dentro il pallone sulla stessa corsia per Pitrella, che sale ancora a livello offensivo, poi la bandierina fa quasi da ostacolo. È rimessa dal fondo per il Nesima. Rinvio per la formazione ospite con la partenza di Attaguile, che brucia tutti sulla sinistra, se ne va, maglio giallo-rosso in aria, ancora Attaguile, la sponda con Mammana che controlla, prova anche il tiro, rimbalza a favore di Eterno, anticipato, si salva il Nesima. Poi Palma, qui attaccato da Brucato, che si gira in maniera irregolare secondo il direttore di gara, ha già battuto la punizione, prova a approfittarne Attaguile, rimbalzo che viene controllato sulla fascia dal Nesima. Dell'Acqua si procura una rimessa laterale, è riuscito subito a ripartire terzino, la formazione in maglia rosso-blu. Palla dentro, prova a prolungarla in Pellizzeri, controlla Mancuso per Palma e quindi occhi pinti, arriva anche Cavallaro, fallo, segnando la spinta su occhi pinti. Mancuso subito per occhi pinti, cerca la verticalizzazione, sono in tre, posizione regolare per Eterno, esce Ruscica, Eterno lo supera, la sponda per il fratello Giovanni ed è fuori gioco sul più bello, sull'uno contro uno.
Vado! Il rinvio lungo di Tripiciano, non arriva nessuno dei suoi, arriva invece Mancuso, poi Cavallaro. Cerca di servire sullo stesso asse Napoli, chiuso da Mancuso, scacciante. Mammana. Buon recupero di Savasta, che cerca di imbucarla verso l'interno, dove manca l'aggancio brucato. Rinvio a cercare un ottimo stop di Giovanni Eterno sulla sinistra, allarga per Attaguile, c'è spazio per puntare l'avversario, sopraggiunge anche Pitrella, la palla è per Salvo Eterno in area di rigore, la allunga Eterno, esce Ruscica, Eterno! Tripletta! Salvo Eterno! Arriva il pokerissimo del Gran Michele Calcio, che allarga ancora il parziale. Tris di Eterno, e sale a questo punto a 6 reti stagionali. Il momento dell'ingresso in campo per Angelo Purità nel Gran Michele Calcio, anche per Trivitera. Fuori, cambio nella linea difensiva, i numeri 5 Mancuso e 2 Scacciante. A questo punto un po' di passerella anche per l'altra parte comunque importante del Gran Michele Calcio. Due cambi stavolta difensivi. Boato dal pubblico del Comunale. Risultato rotondo a questo punto per il Gran Michele Calcio. Hai capito? Ha ripreso intanto il gioco con Eterno Giovanni a superare Tripiciano con un po' di fatica. Attaguile dalla sinistra, chiuso la retroguardia avversaria. Entriamo anche nell'ultimo quarto d'ora di gara, una partita che non ha più molto da dire. Pitrella dentro il pallone per Salvo Eterno, sponda per Occhi Pinti che sovrasta Savasta, arriva Camiolo, si fa vedere anche Purità sulla corsia, dentro il pallone c'è Giovanni Eterno, fuori gioco. Una prassi ormai, fuori gioco, che si chiami Salvo o si chiami Giovanni, comunque è fuori gioco per i fratelli Eterno in questa ripresa. Abbiamo visti abbastanza. Rifiata invece l'ennesima col calcio di punizione, ancora Tripiciano a sostituire Ruscica. L'incontro Cavallaro che gira il pallone, prova a inserirsi Napoli, che sorpassa su Purità, rientra poi Tony Palma in pressing e disturba efficacemente. Torna Michele, torna! Numero 9 rosso-blu, la rimessa di Cavallaro proprio a cercare Napoli che si gira, sono in due, arriva anche Vittorio. Ancora Napoli, che regala il pallone a Camiolo che potrebbe ripartire. Placcato da Cavallaro, allora Palma, infiltrante per Mammana, bellissima sponda per Camiolo che allarga tutto sulla corsia opposta dove c'è Attaguile, poi spalleggiato. Allora c'è fallo sul numero 13 avversario brucato, fischio a favore dell'ennesima. Gianni! Chiamo Tomata! Dai Piero! Onda la punizione per l'ennesima, minuto sul cronometro il 78. Formazione di casa chiaramente gasata dal risultato, ma attenzione alla punizione. Allora, è stato un contatto in area di rigore, calcio di rigore per il Nesima. Contatto in area, è stato atterrato il numero 7 Mineo.
Allora l'ennesima può spezzare l'imbattibilità di La Perla sul Gran Michele. Rigore numero 2 dell'incontro, il primo ennesima, parte Napoli e La Perla tiene i pali inviolati e come sentite il comunale gioisce. Rigore fin troppo semplice per Alessio La Perla e subito ripartenza giallorossa, la palla però si perde, rimessa laterale. Non c'è fortuna oggi dal dischetto per entrambe le squadre, però bravissimo Alessio La Perla che si dimostra ancora portiere di categoria superiore. Rigore neutralizzato senza troppe difficoltà, ma resiste l'attacco dell'ennesima. Adesso manovra interrotta, prova a indolarsi Eterno, Savasta ultimo uomo, linea altissima per la difesa rosso-blu. Porta palla poi Cavallaro. Carambia disturbato da Mannana. Rimessa in attacco per l'ennesima, poco dopo il centrocampo. Praticamente vuota la metà campo dell'ennesima, c'è solo Ruscica. Testa prova a prolungarla, occhi pinti, la controlla Camiolo e adesso parte. Sono 3 contro 1, Ruscica in vantaggio e può andare tranquillamente con le mani. Praticamente nessuno in difesa dell'ennesima in questa circostanza. Giusti tempi l'intervento di Ruscica. A proposito di interventi, fischio dell'arbitro. Calcio punizione già battuto, palla in movimento con Palma che anticipa. Allora sale Pitrella in mezzo a due, la palla scorre, arriva a Staguile con un numero su Carambia. Poi Mineo si difende. Ancora Mineo, Attaguile lo mette giù, è tutto regolare per l'arbitro. Sono 4, c'è la passerella giallorossa. Il pallone dentro per Giovanni. Eterno, 6-0. Come si dice in questi casi, cappotto. Non c'è più partita a questo punto, è arrivato anche il sesto gol per il Gran Michele e c'è possibilità per Camiolo che si allunga il pallone. Adesso può diventare però una vera goleada in questo finale. Parata di Ruscica, Cavallaro, ancora Eterno che prova a rispondere al fratello, cerca l'aria, prova il destro a incrociare. Adesso galvanizzato attaccante giallorosso. Per lui è invece la seconda marcatura stagionale. Fratello Salvo quest'oggi ha dilagato con la sua tripletta. 7 minuti più recupero allo scadere di questo secondo tempo. Il Gran Michele aveva bisogno di vincere quest'oggi e al momento lo sta facendo nella maniera migliore. Iniziano a svuotarsi anche gli spalti. L'ennesima però gioca ancora il pallone con Tripiciano. Arriva Mannana, lo supera centrocampista catanese. Poi Pellizzeri accusa un colpo alle spalle. C'è Mannana che porta palla. Ancora i giallorossi in avanti. Camiolo stavolta non arriva. Arriva prima Savasta. Di testa a spizzarla Purità che favorisce il controllo di Brucato. Taguile con l'ennesimo recupero di giornata. A pieni polmoni, poi Mineo, Attaguile alle sue spalle, tocca l'avversario in maniera scomposta, calcio di punizione. Ci prova a spingere ancora il pallone in avanti, l'ennesima con Ripigiano, lancio lungo, prova a spizzarla la sponda di Brucato, poi arriva il sinistro di Vittorio, palombella facile per Alessio La Perla. Rinvio telefonato su Attaguile, gran controllo, si gira Attaguile, palla poi a cercare Camiolo, intercettata.
sta palla l'ennesima a centrocampo. Cavallaro prova sulla fascia, andrà bene ancora a Taguile. Gioca per il Gran Michele, attenzione, ancora superiorità sulla fascia, guarda dentro ancora verso Giovanni Eterno, con Ruscica superato Eterno ed è fuori. Ma avevamo sentito un fischio, a dir la verità, da parte del direttore di gara. Infatti posizione irregolare. Riprende ancora il Nesima, ma ci riprova il Gran Michele. Predominio sul possesso palla in questo finale, ci prova Mammana, dentro il pallone per Cagnolo, anche lui posizione defilata, il destro, Ruscica in due tempi, conclusione un po' docile. Entriamo al 40esimo. Mineo fronteggiato da Attaguile, poi con calma va da Pitrella. Prividera, pressato da Impellizzeri, il tocco per la Ferla che scoraggia l'avversario, va da Prividera, attaccato duro poi da Brucato, si guadagna il calcio di punizione, il giocatore giallorosso in maglia numero 16. Quarantunesimo, 4 più recupero da giocare ancora al comunale di Gran Michele. Ancora una possibilità offensiva però per i giallorossi che non rinunciano ad attaccare. Attaguile cade al limite dell'area di rigore. Intervento e cartellino giallo. E secondo calcio di rigore del pomeriggio per il Gran Michele. Attenzione perché c'è un doppio cartellino giallo. Intervento irregolare è stato commesso dal numero 6 Tripiciano. Polemiche su questo calcio di rigore, è arrivata anche l'espulsione. Attenzione perché l'ennesima rimane in 10. Gentili telespettatori di GranMichele.eu, per chi si fosse messo all'ascolto ora in diretta dal comunale di Gran Michele, momento clou con calcio di rigore sulla situazione di 6-0 per il Gran Michele Calcio. C'è Tony Palma sul secondo rigore di giornata per il Gran Michele dal dischetto contro Nunzio Ruscica, portiere del Nesima. Momenti concitati del match, siamo al 42esimo del secondo tempo, ancora polemiche. Parte Palma, 7-0, e anche cucchiaio per Tony Palma che scavalca Ruscica. E dunque gentili telespettatori di GranMichele.eu, ultimi 3 minuti più recupero da giocare in questo match Gran Michele Nesima, non è mai stato in discussione, punteggio che si arrotonda adesso col 7-0, c'è anche il rigore di Tony Palma che si aggiunge alla lista dei marcatori. Riprende il gioco Nesima, addirittura in tre sul pallone. Purità, duro scontro a centrocampo. Purità frenato sul giocatore avversario, Vittorio. C'è stata anche un po' di polemica, un giocatore del Nesima che stava lasciando il campo in segno di protesta. Adesso ultime polemiche di rito, potremmo dire, a fine di questo incontro.
una leggera perdita di tempo che graverà sul finale di gara. Per chi si fosse collegato adesso, ripetiamo ancora il parziale a 2 minuti dallo scadere, più Piovendola recupero, Gran Michele 7, Nesima 2000-0 con le reti 3 per Salvo Eterno, 2 per Daniele Malaspina, 1 per Tony Palma con rigore trasformato, un'altra rete anche per Giovanni Eterno. L'intervento di Purità non è stato sanzionato come si aspettavano i giocatori avversari. Allora calcio di punizione per il Nesima, che ne porta 4 sul pallone. Sono 4 i minuti di recupero in questo secondo tempo, recupero che dovrebbe praticamente iniziare a breve. Porta palla dell'acqua fronteggiato da Camiolo, la palla scaricata su Napoli, sono in 3 a pressarlo. Napoli cerca di divincolarsi, si fa scudo su Camiolo che lo pressa. Adesso ancora ripartenza per i giallorossi. Camiolo tiene ancora palla, la lascia poi scorrere alle parti di Giovanni Eterno, che ricambia il favore. Camiolo prova l'uno contro uno in area di rigore, il destro sull'esterno della rete. Ennesima azione offensiva del Gran Michele, che non ha mai rinunciato ad attaccare anche quando il punteggio era ormai a netto favore. Davvero la giusta reazione che serviva a questa squadra per dare entusiasmo al gruppo dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa. Gioca palla Ennesima, una delle ultime azioni a disposizione. Cavallaro per Pellizzeri, c'è il lancio dentro per Napoli, che era partita in posizione irregolare. Batte subito palma per Privitera. Ricordiamo anche lo schieramento finale del Gran Michele Calcio, con Privitera, Palma, Purità e Mammano in linea difensiva davanti alla Ferla, poi Attaguile, Occhi Pinti, Camiolo in centrocampo, davanti Eterno, Salvo e Giovanni. Lascia rimbalzare Camiolo, Palma cerca di superare l'avversario, adesso rallenta notevolmente l'intensità di gioco entrambe le parti. Attaccato Camiolo, porta a casa un altro calcio di punizione, letteralmente trascinato da Cavallaro. Resta giù il giocatore giallorosso, guadagna qualche secondo in più il Gran Michele Calcio. Ricordiamo anche che chi ci sta seguendo sui canali ufficiali Gran Michele Calcio e granmichele.eu, che la partita sarà disponibile da domani sui canali ufficiali della nostra piattaforma con video integrale. Mentre intanto il Gran Michele ancora a manovrare uno degli ultimi palloni di questo match. Ripartenza però per il Nesima. Corso di destra, scatta Mineo dentro il traversone per Napoli, anticipo di Purità, poi tocca anche Privitera, prova a girarsi Brucato, è una sponda per Mineo, rimane giù il giocatore del Nesima in area di rigore. Il Pellizzeri poi ci prova a farsi spazio, grande intervento di Mammana, ancora impossibile 2 contro 1 con Eterno che fa sponda su Mammana, può portare palla il Gran Michele, rallenta notevolmente Mammana e qui finisce il match. Dopo 3 minuti e mezzo di recupero, Gran Michele Calcio batte Nesima 2000 per 7-0 per la formazione ospite, la seconda sconfitta consecutiva con questo parziale.
qualche polemica su questo finale di gara, però le squadre rientrano negli spogliatoi. Rivediamo un attimo il tabellino, le reti di Eterno, salvo al 16° minuto, mentre intanto giustamente la standing ovation e gli applausi per mister Scalone su questo finale di gara. Dicevamo le reti, primo tempo 16° minuto, salvo Eterno, 19° rete di Malaspina, poi al 29° minuto sbagliato il rigore da Modica per il Gran Michele e la rete invece di Eterno con la sua doppietta al 36°. Nella ripresa invece altri due gol per la coppia Malaspina Eterno e poi anche il rigore di Tony Palma e la rete di Giovanni Eterno. È tutto dal comunale di Gran Michele, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima.